Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi un video su tutti i prodotti che ho terminato, ne ho terminati abbastanza e quindi ho pensato di farvi appunto questo video per dirvi come mi sono trovata. Su alcuni ovviamente mi soffermo un po' di più, altri invece vado un po' più velocemente perché non c'è comunque tantissimo da dire. E quindi boh, vi faccio vedere. Allora, ho terminato questo shampoo qua della Ultra Dolce Garnier, questo qui è uno dei miei tanti shampoo comunque preferiti, con latte di cocco e macadamia. Devo dire che questa linea qua mi è piaciuta veramente tantissimo. L'ho ricomprata veramente tantissime volte. Oggi ho preso comunque anche la maschera, il bagnoschiuma e mi piace veramente tanto perché effettivamente nutre tantissimi i capelli e poi soprattutto li ammorbidisce. Quindi ammorbidisce veramente tanto. Anche il corpo trovo che comunque quando prendo il bagnoschiuma me lo rende la pelle molto morbida e quindi mi piace veramente tanto. Il profumo non è che sa tantissimo di latte di cocco, più che tutto si sente molto la macadamia. Comunque il profumo è anche quello molto buono e quindi super promosso. Poi ho terminato. Allora, questo mega bagnoschiuma l'ho utilizzato per un po'. Questo qui della Neutromed Magic Oli con profumo di fior di loto. Questo qua mi piace veramente tanto, effettivamente il profumo è veramente favoloso. Anche questo è uno dei quei bagnoschiuma che ricompro all'infinito, tutte le volte che lo vedo comunque in sconto, così lo prendo. Diciamo che io non sono molto da bagnoschiuma a formati giganti. Di solito mi piace perché piace prenderli un po' più piccoli, così posso comunque provarne di nuovi, cambiare profumazioni. E quindi questo qua diciamo che l'ho utilizzato un po' e poi l'ho diciamo lasciato utilizzare al mio ragazzo che comunque lui lo utilizza per appunto non solo per il corpo ma anche per lavarsi i capelli, quindi tutto quanto in generale, quindi sono veramente comodi questi, di solito questi maxi formati li compro per lui. Comunque mi sono sempre trovata bene, quindi lo ricomprerò sicuramente. Poi ho preso questo bagnoschiuma qua della Vidal, questo qua al burro di karité e olio di mandorla. Anche questo io in realtà non è che l'avevo già preso, per me è stato comunque l'ho preso appunto giusto stavolta perché però le altre volte non l'avevo mai preso, l'ho trovato scontato. L'ho comprato perché mi è piaciuto moltissimo il profumo, siccome ha questo profumo molto dolce, un po' vaniglioso, così, allora l'ho preso appunto per questi mesi freddi, che mi piacciono più i profumi speziati, tipo mielosi, vaniglioso, così, e quindi l'ho preso apposta, mi sono trovata bene e quindi anche questo, beh, lo riprenderò sicuramente, però lo riprenderò poi nel mese, poi nei mesi, poi non ovviamente per primavera estate, magari lo prenderò poi per questo autunno, prossimo autunno e inverno. E quindi questo qua è super promosso. Poi ho terminato questo bagnoschiuma della Derma Love. Io questo bagnoschiuma qua l'ho trovato dentro praticamente al supermercato, il Mercatone 1. Quindi chi ha vicino al Mercatone 1 magari lo può trovare. A me è piaciuto veramente tantissimo. E vaniglia e zucchero di canna. Quindi se vi piace il profumo della vaniglia, questo si sente veramente tantissimo la vaniglia, è super dolce. Anche questo l'ho preso per appunto i mesi invernali. Devo dire che anche se appunto non è una marca super magari conosciuta, io mi sono comunque trovata benissimo. Sono 750 ml di prodotto e appunto mi è piaciuto appunto anche sulla pelle e mi sono trovata veramente bene. Poi ho terminato, allora, questo qua, il
shampoo della Garnier Ultra Dolce all'olio d'oliva, questa qui, e anche questo come profumo veramente super buono, veramente buonissimo, per capelli comunque sensibili, comunque capelli secchi, così un po' aridi, a me è piaciuta veramente tanto, non ho trovato niente di punto. Si è comprato bene, insomma, comunque non è che ho visto peggioramenti o miglioramenti, insomma, comunque si è comportato sempre bene e quindi sicuramente anche questo, se mi capita di prenderlo, magari trovarlo anche scontato, lo riprendo. Comunque sono prodotti di supermercato, quindi sono anche sempre comodi da trovare. Poi avevo preso questo qua. E ho terminato il bagno schiuma, questo qua della Ultra Dolce al fico orientale e zucchero di canna, questo qui. Questo qua veramente a me piace tantissimo, ecco, questo è un bagno schiuma che mi piace da utilizzare molto nel periodo autunnale, invernale, perché come profumo mi sa una profumazione molto, molto speziata, molto dolce, ovviamente anche molto dolce e molto appunto speziata, quindi mi piace veramente tantissimo prenderlo in questi mesi appunto freddi. Poi in realtà non l'ho proprio terminato io, l'ho utilizzato una volta, poi come profumazione ho deciso di farla utilizzare al mio ragazzo perché praticamente questa qua è un doccia schiuma della Tesori d'Oriente, questa qua me l'hanno regalata, che era praticamente all'interno di una confezione in un cesto natalizio. Invece di regalare magari sempre il solito classico cesto con tutta la roba da mangiare, mi hanno regalato appunto con un cesto con tutti i prodotti per il corpo, per il viso, un po' tutti un po' un cesto beauty, che anche secondo me è un'idea carina, simpatica da utilizzare. Questo qua è appunto un doccia crema al tè verde. Ora, io come tè verde, sì, si sente comunque un pochino il tè verde, però per me come profumazione devo dire che questa linea qua la trovo molto maschile, quindi secondo me è un bagno schiuma adatto per un uomo. Infatti anche questa l'ho comunque utilizzato la maggior parte il mio ragazzo, perché appunto trovo che non sia per niente una profumazione femminile. Diciamo che come fatto comunque con questo appendino mi piace veramente tanto quella linea fatta così, perché trovo che sia veramente molto comoda da utilizzare per chi va in palestra e quindi lo può tranquillamente appendere e quindi è stracomodo. Ho terminato anche questo shampoo dell'Angelica che per me è nuovo perché non l'avevo mai provato prima d'ora. Praticamente è uno shampoo nutriente con pappa reale e olio d'oliva per capelli secchi e sfibrati. Siccome io più delle volte ho appunto i capelli secchi, allora ho deciso appunto di provare questo qui e la parte anche che mi ha colpito moltissimo è il profumo. Lo so che il profumo non è importante, di solito appunto, cioè ovviamente è più importante gli ingredienti e tutto, però ero curiosa di provarlo, ma poi appunto mi ha colpito tantissimo il profumo che sa veramente tantissimo di miele. L'olio d'oliva si sente un po' di meno, quello che spicca un po' di più è il profumo di miele, quindi se non vi piace il profumo di miele ve lo sconsiglio. A me devo dire che è piaciuto tanto, anche sui capelli non ho visto niente di male, insomma, non ha fatto né benefici ma neanche problemi e quindi ovviamente lo stopperò, quindi non lo prenderò per un bel po' finché magari lo riprendo poi appunto come profumazione la riprenderò poi per l'autunno, l'inverno, che tanto comunque ci sono tantissimi altri shampoo da utilizzare per i capelli secchi, quindi questo lo stoppo. Poi ho finito questo scrub corpo dall'Argan del Marocco di Bottega Verde, questo qua comunque l'ho ripreso, cioè ogni tanto lo compro, mi sono sempre trovata comunque bene, il profumo veramente buonissimo,
Come profumo non saprei se effettivamente definirlo un profumo estivo o un profumo magari autunnale, non lo so, perché è molto dolce, non lo so, è strano, quindi comunque mi è piaciuto veramente tanto. È uno scrub comunque delicato, non è aggressivo, è praticamente uno scrub su una base comunque tipo gelosa, con questi microgranuli. Se lo passate con la mano, appunto, vi fa un scrub molto leggero. Se lo volete leggermente più aggressivo, dovete appunto accompagnarlo con il classico guanto, appunto, per lo scrub. Comunque, è veramente buonissimo. Poi, ho terminato anche questa, la famosissima maschera della Garnier Frutti, questa qua, Hair Food Banana Nutriente. Beh, questa qua è praticamente ormai questa, ma anche le altre profumazioni sono praticamente la star ormai del web, comunque dei social. Devo dire che è veramente buonissima, veramente favolosa. È un prodotto per me super favorito, veramente il top, mi sono trovata veramente benissimo. Poi io adoro veramente tanto i prodotti che hanno più funzioni, che hanno la possibilità di essere comunque utilizzati per varie cose, quindi come questa maschera che potete utilizzarla come maschera, come balsamo, come effetto comunque giusto per ammorbidire all'ultimo momento i ricci, liscio, quindi un po' come ristrutturazione, styling dei capelli. Mi è piaciuta veramente tanto. Gli ingredienti comunque hanno il 90, 98% di ingredienti naturali, che è una buona cosa, non ha silicone, non ha coloranti, non ha parabeni, quindi è veramente è vegana, quindi è veramente buonissima come maschera. E poi il profumo veramente vince su tutto, perché se l'avete già preso, ovviamente sapete di cosa parlo. È veramente buonissima. È difficile a resistere a non mangiarla. Bisogna forse, ecco, per chi ha forse i bambini è meglio tenerla super in alto, perché sembra praticamente un gelato, una crema alla banana. Veramente, veramente buonissima. Rimane abbastanza anche il profumo sui capelli. Ovvio che se lasciate solo, quindi mettete lei e poi la usate anche per lo styling e poi non usate altri prodotti, si sente ovviamente un po' di più. Se utilizzate, oltre lei, utilizzate anche altri prodotti, il profumo comunque va un po' a nascondere. Viene poi contrastato un po' da tutti gli altri prodotti, però devo dire che è veramente super promossa e veramente mi è piaciuta tantissimo, quindi la ricomprerò. Spero che facciano anche altre profumazioni. Comunque adesso vedo se prendere questo o anche provare altre. Comunque è super top. Quindi questi qua sono tutti quanti i prodotti che ho terminato in questi mesi, che ho finito e che avevo piacere di farvi vedere. Ci vediamo al prossimo video. Seguitemi anche sui vari social. Ciao!